Buonasera. Dapprima il saluto va al nostro amabile pubblico convenuto per questa serata molto speciale. Speciale soprattutto per gli ospiti che abbiamo la fortuna e il piacere di poter accogliere. Ospiti che vi voglio subito presentare. Viviamo nell'epoca della virtualità, la cui cifra dominante potrebbe essere l'accostamento tra il reale e l'immaginario. È pertanto un grande piacere dare un caloroso benvenuto a voi che, appartenendo a generazioni diverse, siete connessi proprio da un filo immaginario intessuto nella storia e solo parzialmente reale, perché le vostre personali strade si sono incrociate unicamente per pochi tratti. Con il prezioso aiuto dei vostri ricordi e dei vostri giudizi, maturati attraverso il distacco e la crescente saggezza, vorremmo dunque passare in rassegna qualche momento della storia della formazione professionale ticinese, di cui siete stati protagonisti per un intero secolo. Lasciate dunque che vi presenti brevemente. Volentieri inizio con lei, Luigi Brentani. Essendo nato nel 1892, lei è addirittura in grado di condividere con noi un attimo di respiro ottocentesco e poi di recarci testimonianza dei momenti cruciali e drammatici di un capitolo di storia ticinese di più di 10 lustri. Ma, come lei, con lei piuttosto, abbiamo soprattutto la fortuna di avere chi ha segnato le sorti di un'intera epoca della formazione professionale, avendone assicurato la navigazione, sovente ardua e incerta, dal 1912 fino al 1957. Quando ci ha lasciati, nel 1962, il mondo aveva voltato pagina. Anche nel Ticino, ben intenzionato come era a lasciarsi alle spalle le terribili esperienze delle guerre e della povertà per sostituirle con un'epoca di pace e di benessere. Lei invece, Francesco Bertola, nato nel 1924, questa transizione verso le promesse di un mondo nuovo e diverso l'ha vissuta e vista di prima persona, con la mente e gli occhi ancora segnati dalle impressioni giovanili della guerra. Quando nel 1958 Luigi Brentani le passò il testimone, il Ticino, sull'onda dell'alta congiuntura, stava facendo i passi decisivi proprio verso quel nuovo e promettente orizzonte di benessere. Gli eventi di quei giorni non erano tuttavia privi di ambiguità. Così lei ha vissuto in prima persona, anche nella formazione professionale, le speranze, per un verso alimentato da un'economia vie più fiorente, per un altro verso intimidite e disorientate dalle inquietudini sociali, dalle rivolte giovanili e dai profondi mutamenti culturali. Oggi, da distaccato e assennato osservatore, abita per così dire una nuova transizione. Vincenzo Nembrini, lei essendo nato nel 1943, ha vissuto i primi anni del crescente benessere, e sono stati gli anni della gioventù, in un'atmosfera abbastanza spensierata, in ogni modo con le porte, anche quelle verso gli studi, che iniziavano a schiudersi per molti giovani e con la possibilità di partecipare alla costruzione del nuovo Ticino. Così, quando da direttore del liceo di Bellinzona le si presentò l'opportunità, colse la sfida della formazione professionale. E nel 1984, quando le acque mosse e ribelli si stavano ormai quietando, ne prese le redini lasciate da Francesco Bertola. Per oltre un ventennio,
fino al 2008 la formazione professionale si è mossa secondo i suoi indirizzi e secondo le condizioni di un assetto economico, culturale e politico avviato a passi decisi verso mutamenti di grande portata. Ben volentieri, lascio ora la parola a voi, iniziando senz'altro con il professor Brentani. Oppure dovrei chiamarla avvocato, visto che quando appena ventenne assunse le redini della formazione professionale, aveva giusto ottenuto la licenza in diritto a Friburgo. Ci racconti dunque quei momenti ancora improntati alla Belle Époque. Caro Ghisla, la ringrazio per questa opportunità veramente speciale e per le parole introduttive che più della mia persona onorano la funzione di servitore e rappresentante dello Stato. È invero cosa assai difficile cimentarsi in un dialogo sulle mie esperienze dopo uno stacco di oltre mezzo secolo e soprattutto in un contesto che nemmeno la più fervida immaginazione avrebbe potuto ai miei tempi disegnare. Pur avendo letto Aldous Huxley e George Orwell, cosa peraltro all'epoca non certo scontata, neppur lontanamente si sarebbe potuto anticipare quanto sta avvenendo all'alba del nuovo millennio. Mi chiede se preferisco il titolo di professore a quello di avvocato. Beh, direi che il primo faccia meglio all'uopo. L'avvocatura, infatti, non mi occupò che marginalmente e i miei interessi, come ben sapete, conversero parimenti sulla formazione professionale e sulla storia, in particolare quella artistica, locale e legata all'emigrazione. Nonostante qualche avvisaglia di crisi economica, nel 1912, anno in cui in virtù dell'articolo 30 della nuova legge sull'insegnamento professionale mi venne assegnato il compito di ispettore delle scuole di disegno, d'arti e mestieri, in Ticino, come nel resto dell'Europa, si respirava veramente ancora l'aria illuminante della Belle Époque. Vedete, dopo la rivoluzione del 1890, la politica era sì addivenuta a più miti consigli, tuttavia il dibattito politico ideologico restava aspro e a farne le spese fu purtroppo la scuola. Infatti le si impedì di aprirsi a quei nuovi orizzonti che, nonostante i suoi limiti, il nuovo progetto di legge generale di Rinaldo Simen prima e di Evaristo Garmani Nerini poi avevano tracciato con grande lungimiranza. Il progetto cadde due volte in votazione, nel 1908 e nel 1911, e dallo smacco di due sonore scoppole popolari, se posso permettermi di dire così, poté salvarsi in Camera Caritatis. Che cosa? Solo il capitolo sull'insegnamento professionale. La formazione professionale poté uscire indenne dalle diatribe verosimilmente in virtù del suo tasso ideologico poco elevato e pertanto poco avvezzo a eccitare gli animi. La proposta di assumerne la vigilanza mi raggiunse fresco di studi. Ovvio che poter servire lo Stato in una posizione di responsabilità era un grande onore per un giovane. E dunque, benché privo di esperienza, accettai con il dovuto senso del dovere e, devo dire, con grande entusiasmo. A mio favore deponeva quantomeno il fatto di aver frequentato, prima degli studi di diritto, il Technicum di Friburgo, ottenendovi il diploma di docente di disegno. Era giovanissimo dunque. Immagino che dovette fare uno sforzo pressoché sovrumano già solo per entrare in materia. Vedi Ghisla, pur restando ai margini della contesa politica, da studente avevo un po' seguito il dibattito sulle leggi scolastiche testé menzionate e mi resi conto subito che dovevo sapere di più sulla formazione professionale e soprattutto sulle scuole di disegno, sulle loro origini e sul loro stato. Mi venne di grande aiuto il rapporto dell'architetto Augusto Guidini, il quale, in qualità di membro della Commissione di Vigilanza, nel 1904 aveva approntato un'ampia e precisa disamina della situazione delle scuole cantonali di disegno professionale, arricchita per giunta di una giudiziosa lettura alla luce delle tendenze internazionali a lui ben note. Ebbene,
afferrai subito l'urgenza di un inevitabile passaggio dalle scuole di disegno di impronta artistica a delle scuole di taglio tecnico, trasformazione peraltro già perorata da Vincenzo Vela quasi 40 anni prima. Capì che il Ticino del futuro avrebbe avuto solo poche ma qualificate scuole professionali d'arti e mestieri da ubicare nei centri regionali. La legge appena varata conteneva utili elementi in tal senso, ma per poter dispiegare la sua efficacia doveva essere finalizzata meglio. Per un verso, con l'inequivocabile ingiunzione dell'obbligatorietà scolastica per gli apprendisti, all'epoca ancora garzoni, e per un altro, con le basi per sovvenzionare la creazione di nuove scuole d'arti e mestieri, così da poter affiancare all'apprendistato quello che sarebbe diventato l'insegnamento professionale scolastico. Ciò avvenne assai velocemente nella legge che vide la luce il 6 ottobre del 1914. Sebbene nei confronti della formazione professionale vi fosse una disponibilità assai scarsa, soprattutto da parte degli artigiani. Ma anche chi aveva a cuore la sorte degli apprendisti non era tenero. Così, ad esempio, Guglielmo Canevascini, con cui potei poi collaborare a lungo fruttuosamente, ma che in quel frangente aveva addirittura perorato l'abolizione della legge, pretendendo che quella sua protezione degli apprendisti fosse sufficiente perché ne precisava e vincolava le condizioni di assunzione e di lavoro nelle aziende. Ad ogni buon conto, come avete detto, la legge del 1914 rimase in vigore, con qualche correzione, fino al 1971. Sì. In effetti bisogna attendere fino al 1971 a che quella legge potesse essere sostituita, e ci volle anche la pressione confederale che non intendeva più tollerare la mancata applicazione dei disposti della legge del 1963. Da un lato la longevità della legge del 14 potrebbe anche deporre a favore della sua qualità e quindi anche del suo operato, caro Brentani. Dall'altro lato può però anche essere vista come una espressione di un certo torpore e disinteresse canton ticinese per le sorti della formazione professionale. Permettetemi di tornare al 1914, anzi al 1915, e ciò per una ragione ben precisa. Recentemente a Bellinzona abbiamo avuto la fortuna di festeggiare i 100 anni della Scuola d'Arti e Mestieri. È opinione condivisa che la SAMB è stata e rimane tuttora un fiore all'occhiello della formazione professionale ticinese, scuola a tempo pieno, con un proprio valido laboratorio, ha accolto per decenni, grazie ad una selezione rigorosa, il meglio degli allievi del settore della meccanica e della tecnica. E la sua strada non sembra certo arrivare al capolinea con il centenario. Ma mi dica, professor Brentani, come fu possibile la fondazione della Scuola d'Arti e Mestieri nel 1915, in piena crisi, con un Ticino appena gettato sul lastrico dal disastro bancario, in una situazione per giunta aggravata dallo scoppio della Grande Guerra? Caro Nembrini, lei ha ben d'onde di interrogarsi su quello che, a giusto titolo, potrebbe essere definito un piccolo miracolo della formazione professionale ticinese. Vede, in quei frangenti di rara difficoltà, lo Stato era pressoché paralizzato. Direi anzitutto che la SAM rispecchiava veramente le trasformazioni del mondo del lavoro avvenute dopo l'apertura del Gottardo grazie ai progressi della tecnica. Fortunatamente c'era chi in Ticino non stava con le mani in mano, anche di fronte alle contrarietà del momento. Così la nascita della SAM fu propiziata da una società educativa, l'Unione Operaia Liberale, da diversi anni già attiva a Bellinzona. L'Unione Operaia aveva a quei tempi creato un laboratorio che, sotto l'egida della città, poteva essere trasformato in scuola d'arti e mestieri. L'anno seguente, anche su mia sollecitazione, fu poi assunta dal cantone. Del resto, in quell'anno venne pure fondato, grazie all'ascito di un privato, l'Istituto di Mezzana per la formazione degli agricoltori. Torniamo un attimo alla SAM, che si proponeva in un certo senso quale alternativa qualificata ai corsi per apprendisti e alle scuole di disegno. Eppure queste ultime resistettero fino al 1933, quando ve ne erano ancora 29 disparse su tutto il territorio cantonale.
Nel 1933 cedettero il posto a 11 scuole professionali in base ai disposti della legge federale del 1930 che imponevano, tra l'altro, classi formate secondo le professioni. Perché dunque la transizione dalle scuole di disegno ottocentesche alla formazione professionale moderna, volenti o nolenti legata al superamento delle scuole di disegno stesse, fu processo tanto lungo e arduo, professor Brentani? Con questa domanda mi potrebbe anche mettere un po' in imbarazzo, visto che la riforma delle scuole di disegno era stato uno dei miei obiettivi dichiarati. Nel rendiconto del 1917 ebbi a scrivere, se ricordo bene, «La nostra attenzione non si scosterà mai da questa nuova linea di lavoro, convertire le scuole eminentemente artistiche in scuole per artigiani». D'altro canto, lo Stato, nella sua tensione etica, avvertiva forte la necessità, anche attraverso la trasformazione delle scuole di disegno, di adempiere al dovere di redenzione economica e culturale delle classi meno abbienti e di una maggiore valorizzazione della manodopera, dell'artigianato, dell'industria e dell'arte del paese. Infatti proprio così mi espressi nel rendiconto del 1920, consapevole che i tempi erano difficili e le circostanze veramente avverse. Tenete presente che l'attività produttiva del cantone, anche se parzialmente riconvertita agli interessi bellici, era ridotta al lumicino. Poi la sorte non ci fu, amica. Con l'esplosione della nitro nella distruzione dell'area industriale di Biasca nel 1921, essa volle ulteriormente infierire su questo cantone malandato. Antonio Galli, allora direttore della Gazzetta Ticinese, scrisse che le condizioni erano peggiori di quanto non lo fossero 100 anni prima, alla fine del regime dei balivi, e coniò la nozione, a voi ben nota, di crisi ticinese. Il cantone, insomma, non sapeva proprio più a che santo votarsi. Nel 1924 esso si rivolse perciò alla Confederazione, con le ben note rivendicazioni reiterate poi nel 1936. Mancavano dunque mezzi e vigore politico per imporre una politica formativa. Anzi, nel 1923, per risparmiare, si fecero passi da gambero con l'abolizione di diverse scuole. In Gran Consiglio vi fu persino chi chiese di ripristinare scuole di disegno già esistite in precedenza. Le già citate rivendicazioni diedero luogo a qualche risultato tangibile, tra l'altro con l'insediamento delle regie federali, che cominciarono anche a far giungere personale qualificato dalla Svizzera tedesca, non trovandolo sul mercato del lavoro locale. Emilio Patocchi non aveva tutti i torti quando scrisse nel 1932 che la penuria di operai qualificati è un'altra e non l'ultima causa della lamentata immigrazione. Ebbene, dentro questo quadro di arretratezza e di dissanguamento finanziario si inserisce, ed è almeno fino a un certo punto spiegabile, la longevità delle scuole di disegno. A livello federale le cose si stavano comunque muovendo e la prima legge del 1930 creò le premesse a che si potesse finalmente consegnare l'Ottocento delle scuole di disegno alla storia. Professor Brentani, nella sua disamina non ha toccato aspetti attinenti alla cultura scolastica che, a nostro giudizio, hanno avuto una certa incidenza anche sulla stagnazione della formazione professionale. Mi riferisco in special modo a quello spirito neoidealista che, propiziato anche dalle tendenze irredentiste e dai riflessi antitedeschi presenti in Ticino, spirava dall'Italia dell'epoca, sedimentandosi da noi con conseguenze che non sono trascurabili. Sì, questo è certo un capitolo importante di tutta la scuola ticinese in generale, con riverberi almeno indiretti anche sulla formazione professionale. Carlo Sganzini, direttore della magistrale dal 1915, poi passato alla cattedra di filosofia all'Università di Berna, accreditava con forza la svolta neoidealista e antipositivista, ispirata ai filosofi Benedetto Croce e Giovanni Gentile. Gentile, come sappiamo, divenne in seguito ministro dell'educazione sotto il regime fascista. Sganzini si spinse a giudicare le lezioni di didattica di Lombardo Radice un'opera epocale e a definire l'influenza
sulla scuola ticinese come evento più importante dopo la rigenerazione franciniana. I fatti sono noti. Lombardo Radice, mano destra del ministro Gentile, venne introdotto in Ticino da Francesco Chiesa, diventando ben presto una sorta di deus ex machina della scuola d'obbligo ticinese, allora assurta notorietà direi europea, grazie alla scuola serena di Maria Boschetti Alberti. Come ha ben detto lei, caro Nembrini, la brezza neo-idealistica fondata sul primato del pensiero rispetto all'azione, della teoria rispetto alla pratica, condizionò la cultura scolastica ticinese in una direzione pressoché opposta alle urgenti esigenze di professionalizzazione tecnica e alimentò in aggiunta la retorica di stampo patriottico diffusasi nei decenni a seguire. Sì, credo si possa affermare che l'anima idealistica appena evocata, quell'anima che è entrata nella cultura ticinese, resterà molto influente per buona parte del secolo, in modo diretto attraverso ad esempio la formazione degli insegnanti in magistrale, la cui matrice dominante resterà fino negli anni 70 di taglio, potremmo dire, liceale, e indirettamente come prevalenza delle aspirazioni culturali affini ai percorsi accademici sulla componente tecnico-pratica vicina alla formazione professionale. Questo retroterra culturale mi pare d'altronde essenziale per comprendere il fenomeno di licealizzazione della formazione superiore ticinese iniziata negli anni 60 e intensificatasi poi negli anni 70. Certamente. Anche a me questo sembra un capitolo decisivo che per capire la scuola ticinese. Tuttavia, se permettete, vorrei tornare alla formazione professionale e a una delle sue componenti che ne hanno fatto la storia, i cosiddetti corsi d'avviamento. A dire il vero, io ho sempre percepito un certo disagio nei confronti di questi corsi e delle cosiddette scuole d'avviamento. Caro professor Brentani, potrebbe forse per noi rievocarne le origini? Gli anni 30 restarono difficili. Ci si diede comunque da fare creando ad esempio l'ufficio di orientamento professionale nel 1936, oltre alle commissioni professionali di indagine che dovevano assicurare nelle aziende condizioni atte a garantire un'istruzione seria e completa, come era voluta dalla legge. Si trattava insomma di misure in buona parte indotte dal diritto federale, il quale doveva essere rispettato, segnatamente anche il rapporto all'età minima dei lavoratori, portata nel 1938 a 15 anni. Qui risiede l'origine dei corsi di avviamento, introdotti nel 1941 tramite una modifica della legge. Giacché l'obbligatorietà scolastica terminava allora a 14 anni, la posticipazione dell'età minima per lavorare a 15 imponeva una soluzione di transizione di un anno per quegli apprendisti a cui non era concesso di entrare in azienda. Ma la frequenza dei corsi di avviamento veniva sistematicamente aggirata. Si reagì nel 1951 sancendo l'obbligatorietà scolastica a 15 anni e i corsi di avviamento vennero trasformati in vere e proprie scuole a cui si affiancarono le scuole di avviamento commerciale e di economia domestica. Ora, le scuole di avviamento accoglievano i giovani alla fine della scuola maggiore, rimasta di 3 anni. E cosa accade? Nei centri urbani esse subivano la concorrenza dei ginnasi e divennero pertanto bacino di raccolta, soprattutto nelle periferie, degli allievi con difficoltà da aiutare nella ricerca di un posto di lavoro. Quantomeno l'accesso richiedeva la promozione di quinta elementare. Le scuole di avviamento sono infine giunte al capolinea con l'introduzione della scuola media negli anni 70. Ma per tornare ai miei ultimi momenti di attività, mi stavo allora rendendo conto che le trasformazioni in atto toglievano linfa alle professioni artigianali. Nel 1956 scrissi nel rendiconto dipartimentale: un altro problema si impone all'attenzione delle autorità scolastiche, l'eccessiva affluenza alle scuole di avviamento commerciale. Si constata insomma che la nostra gioventù si allontana sempre più dai mestieri manuali per abbracciare professioni commerciali ritenute più comode e decorose. Professor Brentani, lei
invero si è sempre espresso a chiare lettere. Così anche nel suo rendiconto del 1951, circa l'annosa questione della mancanza di disponibilità e di senso di responsabilità dei datori di lavoro nei confronti della formazione professionale e dei giovani apprendisti, vero? Scriveva, in quel momento, l'atteggiamento assunto dalla maggioranza dei padroni deve indurre lo Stato ad intensificare le visite agli apprendisti, poiché se è vero che la formazione professionale degli apprendisti spetta anzitutto ai capi impresa, è altrettanto vero che non pochi di essi dimenticano il loro principale dovere e si comportano come se l'apprendista fosse un operaio scarsamente remunerato da impiegare quasi sempre in piccoli lavori redditizi e nulla più. Sì, ricordo bene. Ero alquanto deluso dell'atteggiamento di molti imprenditori che nicchiavano anche di fronte alla necessità di formarsi e ottenere la maestria, come sollecitato dalla legge federale. Ma questo problema è stato una sorta di compagno di viaggio di tutta la mia lunga carriera di ispettore. Per ovviare alle manchevolezze formative in azienda, giova ricordare che introducemmo i cosiddetti corsi pratici, i quali potrebbero essere visti come gli antesignani dei moderni corsi interaziendali, introdotti, come dite, con la legge federale del 1978. Avevamo pensato di renderli obbligatori, ma la Confederazione ci richiamò all'ordine a più riprese, ribadendo la responsabilità dei padroni e la non opportunità di addossare i costi all'ente pubblico, anche suggerendo, come scrissero da Berna, di istituire corsi per datori di lavoro affinché sappiano come devono impostare il tirocinio, come procedere nella formazione dell'apprendista e quali pezzi improduttivi devono essere eseguiti a titolo d'esercizio, così recitare. Questo è senza dubbio un punto importante della formazione professionale ticinese. Come storico mi sono spesso reso conto di quanto nel Ticino l'assenza di una tradizione corporativa abbia gettato la sua ombra in avanti sino ai giorni nostri. Salvo eccezioni, la cultura dei padroni e in generale dei ticinesi non ha coscienza storica alcuna per la responsabilità verso la formazione dei giovani, diversamente dal resto della Svizzera, dove è stata ereditata dagli artigiani medievali e dalle loro corporazioni. Ciò si è tradotto in mancanza di disponibilità, a volte in aperta ostilità, e ha contribuito ad accentuare l'impegno pubblico per la formazione professionale, appunto con i corsi pratici, ma anche con le scuole a tempo pieno che, come dite, godono in Ticino di preferenze ben superiori rispetto alla Svizzera tedesca. Proprio all'inizio degli anni 50 abbiamo affiancato altre scuole d'arti e mestieri a quelle già esistenti a Bellinzona e a Lugano e trasformato la scuola dei capimastri di Lugano in scuola tecnica superiore. Ma fatemi concludere in relazione alla mia carriera professionale. Per quasi mezzo secolo ho avuto l'onore di servire lo Stato, che mi ha concesso di accostare all'impegno per la formazione professionale quello della ricerca storica, soprattutto sull'attività artistica e sulla relativa immigrazione, espressione della grande tradizione dei maestri comacini. Ma giunse il momento in cui cominciai a sentire un certo logoramento nelle questioni della formazione professionale e quindi lasciai ben volentieri il posto a Francesco Bertola. Del resto si andava profilando una nuova legge sulla scuola e sapevo il consigliere di Stato responsabile, uomo attento alle esigenze della formazione professionale. Beh, credo che possiamo ripartire proprio da Brenno Galli, capo del Dipartimento dell'Educazione all'epoca. Siamo a metà anni 50. In sede di dibattito gran consigliare sulla nuova legge, varata poi nel 1958, si espresse nel modo seguente. Se per tutta la materia culturale e degli studi superiori il nostro cantone da più di un secolo ha oramai fatto tutto quanto era necessario per offrire ad una classe dedita agli studi superiori una preparazione largamente sufficiente, esso si trovava per contro in grave ritardo nei confronti del doveroso progresso nel campo della preparazione professionale.
Certe realizzazioni compiute in questi ultimi anni hanno tuttavia posto certe basi per un graduale miglioramento della situazione professionale del nostro cantone. Francesco Bercola, dunque, tutto si stava mettendo per il meglio, anche perché si era ormai in un clima di forte crescita economica e per il cantone si andava delineando un futuro florido all'insegna delle attività bancarie, del turismo e anche di un'edilizia fortemente in espansione, non è vero? Come sovente succede nella vita, io venni catapultato dentro la formazione professionale senza che fossi veramente consapevole di questo, di quanto mi stava capitando. In un certo senso le cose andarono a me come andarono a lei, professor Brentani. Mi ero formato a Ginevra in filosofia, con la fortuna di avere Jean Piaget quale maestro. Figuratevi quindi cosa potesse significare per me per affacciarsi su un mondo così affascinante, ma anche molto complesso, come quello della formazione professionale. I primi passi in veste di insegnante nelle aule, all'epoca baracche disperse sul territorio, poi in veste di autorità nei corridoi della formazione professionale. Furono, questi primi passi, alquanto movimentati. Ma su questo posso semmai tornare più oltre. Come diceva lei, Ghisla, a giusto titolo Brenno Galli viene considerato come una delle figure di spicco della cultura politica ticinese. La sua preparazione e il suo sguardo ampio e differenziato sulla realtà gli avevano permesso di cogliere l'importanza della formazione professionale e di farsene promotore, come dimostra d'altronde l'intervento testé evocato. Ma nonostante i suoi moniti, il Parlamento non riservò alla formazione professionale che scarsa attenzione. Era troppo concentrato, il Parlamento, sugli orientamenti generali della scuola e sulla democratizzazione degli studi, cifra questa che sarà determinante per i decenni a seguire. A ragion veduta, dobbiamo prendere atto del fatto che la strada maestra tracciata con la legge del 1958 non concedeva alla formazione professionale che qualche piccola deviazione. Questo quadro che ci stai dipingendo, caro Bertola, mi interessa molto. Potresti darci qualche informazione più precisa, qualche ragguaglio, dirci qualcosa in più? Ma volentieri. Come già evocava Brentani, chi ha la nostra età si ricorda bene della scarsa propensione dei giovani a scegliere una professione artigianale e ancor meno una del settore agricolo. In verità, i suggerimenti degli adulti raramente indicavano in questa direzione. Ai giovani si proponevano preferibilmente due strade. L'una era quella dei posti sicuri, relativamente ben remunerati, ad orario fisso e con pensione garantita, nelle regie federali, come la ferrovia e le poste, oppure anche nel settore bancario, settore all'epoca in grande espansione. Sovente questi impieghi non richiedevano una formazione professionale specifica, come del resto anche l'edilizia, rifugio di tanti manovali e in non poche fabbriche. L'altra strada che cominciò ad imporsi nel corso degli anni 60 era quella degli studi e della prospettiva accademica, via sempre più allettante e accreditata, al punto che negli anni 70 diede luogo ad una vera e propria esplosione dei licei. Metaforicamente parlando, alla formazione professionale non restavano che le briciole. Non si dimentichi poi che questa era l'epoca della gestazione della scuola media, poi decisa dal Gran Consiglio nel 1974. Un periodo interessante questo, e i fatti sono noti. Fino a quel momento, chi sceglieva la strada accademica frequentava il tradizionale liceo di Lugano, qualcuno il collegio Papio ad Ascona, oppure i collegi nella Svizzera centrale, o ancora chi veniva dal Sopracenere approfittava del trampolino di lancio della scuola cantonale di commercio di Bellinzona. Ma proprio da quest'ultima prese per così dire avvio una svolta decisiva. Cominciò infatti a farsi strada la trasformazione della scuola cantonale di commercio in un liceo economico. Poi, in verità, la scuola riuscì a superare i momenti burrascosi, ma da una sua costola nacque il liceo economico e di lì il liceo classico e scientifico di Bellinzona, cui fecero poi seguito, a breve termine, quelli di Locarno, di Mendrisio e il secondo liceo di Lugano. Recentemente
Qualcuno ha avuto anche la bizzarra idea di rivendicarne uno per Biasca, come se non fossero sufficienti quelli che abbiamo. La conseguenza di questo processo vi è ben nota. La curva degli studenti liceali cominciò a crescere, crescere, crescere senza sosta, portando il Ticino ad avere il tasso di maturità liceale, oggi anche professionale, e di studenti universitari più elevato di tutta la Svizzera. E tutto ciò non fece che rendere la vita ancora più ardua alla formazione professionale. Avete parlato di esplosione dei licei. Consentitemi di rievocare un episodio che bene illustra gli equilibri esistenti all'epoca. Quando, correva il 1981, di fronte alla marea crescente di studenti nel Luganese si decise di istituire il liceo Lugano 2, vi era una cronica carenza di spazi. Cosa si fece? Si trovò la soluzione di occupare un'ala del centro professionale di Trevano. Occupazione a cui mi opposi, e mi opposi fermamente, purtroppo senza successo. E così la formazione professionale, già orfana di spazi, dovette subire anche l'umiliazione di vedersi scippata di uno dei pochi luoghi privilegiati di cui disponeva. A me pare che quanto avvenne rientri in una sorta di mal interpretata logica del riscatto che ha caratterizzato la cultura e il modo di pensare del Ticino di quegli anni. Ma scusate, fatemi capire. Io ho dovuto lottare contro l'ostilità di buona parte del mondo del lavoro, poi contro una certa indifferenza del mondo politico. Ma pensavo che con la crescita del benessere, nel periodo dell'alta congiuntura, si fosse arrivati a dare a Cesare, se così possiamo dire, quindi alla formazione professionale, quello che da sempre le spettava. Dunque, se ho ben compreso, gli appelli di Brenno Galli non solo non ebbero successo, ma avvenne proprio il contrario. La formazione professionale fu relegata in una sorta di limbo. Direi proprio di sì, caro professor Brentani. Penso che questo sia un quadro realistico e per nulla ingeneroso di quanto è successo. D'altro canto, Francesco Bertola, che ha fatto molto in queste condizioni difficili, ha certo ancora parecchie da aggiungere sul tema. Ma prima, se mi è concesso, vorrei riprendere la riflessione precedente di Nembrini. Mi pare che una chiave di lettura storica decisiva sia proprio quella della volontà di riscatto per il Ticino. Il Ticino, come abbiamo visto, non era riuscito all'inizio del secolo a lasciarsi alle spalle una povertà e una arretratezza secolari. Anzi, fino al secondo dopoguerra era ripiombato in uno stato, per così dire, di prostrazione, che nemmeno le rivendicazioni a livello federale di cui abbiamo parlato avevano alleviato più di quel tanto. Ora si delineava la possibilità di soddisfare questo bisogno di giustizia, questo profondo bisogno di giustizia in Ticino, di giustizia storica, e lo si fece nelle due direzioni evocate da Bertola prima. Da un lato, approfittando su larga scala del benessere, per così dire facile, del lavoro nelle banche, del lavoro nelle regie federali, e dall'altro lato cercando appagamento nella prospettiva accademica. Ciò diede luogo a quello che Elio Venturelli, allora capo dell'ufficio della statistica, già all'inizio degli anni Ottanta chiamò con una, io credo, felice trovata linguistica, democratizzazione forzata. Credo che siamo di fronte ad un vero e proprio processo di nemesi storica, con due anime, l'una improntata al benessere, l'altra al prestigio accademico. Sì, la lettura mi pare interessante e sostenibile. In aggiunta, aiuta a capire perché la formazione professionale venne a trovarsi nel primo cerchio dantesco, come suggeriva prima il professor Brentani. Ma sarebbe interessante sentire da Francesco Bertola come visse quei frangenti, lui che li ha direttamente vissuti. A ragion veduta, le cose si possono effettivamente inquadrare in questo modo.
Non dimentichiamo come altre voci autorevoli a favore della formazione professionale restarono inascoltate, non solo quelle di Brenno Galli, ma anche, ad esempio, quella di Francesco Knesha-Urecki, che in uno studio commissionato dal Consiglio di Stato era arrivato alla conclusione che l'economia ticinese, per svilupparsi in modo intensivo, avrebbe avuto bisogno di manodopera qualificata, compito specifico questo della formazione professionale. Io personalmente ero fiducioso perché, come scrissi nel mio primo rendiconto del 1958, diverse associazioni padronali avevano dato segnali positivi di disponibilità a collaborare con l'autorità cantonale, allo scopo di creare una manodopera veramente qualificata, e pensavo che le cose, grazie anche ad un paziente lavoro di contatto con il mondo del lavoro, avrebbero finito per mettersi al bello. Bertola, prima di entrare nel merito di queste questioni essenziali, ci rievochi un attimo il suo battesimo di fuoco nella formazione professionale. Ma lei mi coglie un po' di per sorpresa e sono un po' titubante. Eppure forse può servire a capire lo spirito del tempo e anche il mio modo di essere in qualche modo. Ricordo che mi venne assegnata una classe di apprendisti e che venni messo in guardia perché piuttosto scapestrati, si diceva. Io iniziai la mia lezione e alla pausa ero persino meravigliato di quanto fossero attenti e mansueti questi ragazzi. Al rientro in aula però la sorpresa era servita. Alla lavagna vidi un grande disegno, una provocazione adolescenziale a sfondo sessuale. Potete immaginarvi quanto fossi rimasto sbalordito, ma mi ripresi velocemente e feci un commento con un tono deciso, di cui vi risparmio, se permettete, i particolari. La sorpresa dei ragazzi di fronte a una reazione per loro inaspettata e imprevedibile, anche perché fuori da qualsiasi logica istituzionale, fu verosimilmente superiore alla mia, la loro sorpresa, e da quel momento non ebbi più problemi con quella classe. La cosa comunque trapelò. Trapelò, infatti, come ispettore a fine carriera non fu certo entusiasta di un insegnante che scendeva più o meno al livello degli allievi, ma il tutto si risolse con un ammonimento verbale. Accettato l'ammonimento verbale, malgrado tutto di buon grado, anche perché di lì a poco venni chiamato dal capo del dipartimento, Brenno Galli. Bertola, mi disse, cosa sono queste storie che circolano sul suo conto? Senta, per questa volta lasciamo perdere. Anzi, a ben vedere, io le propongo di prendere il posto di Luigi Brentani, che dopo 45 anni di servizio si ritira a meritato riposo. Restai letteralmente a bocca aperta, ma il senso dell'onore e l'orgoglio superarono di gran lunga l'incertezza e i timori, e di lì a poco mi vidi investito di un ruolo d'autorità. Ero il nuovo ispettore della formazione professionale. Non ebbi il tempo di accorgermene che già mi trovai fra le mani una patata bollente. Il primo atto della mia funzione fu quello di comunicare personalmente ad un direttore di scuola professionale che era stato licenziato. Beh, diciamo che fu un modo per metterla subito alla prova, caro Bertola. Del resto, superata a pieni voti. Ma la ringrazio per il complimento. Permettetemi ora però di riprendere il filo del discorso precedente. Come avrete intuito, io avevo delle antenne sintonizzate in particolare sulla lunghezza d'onda dei giovani. E quindi nel corso di tutto il mio operato ebbi a cuore le loro sorti. In questo senso mi adoperai negli anni 60, tra l'altro, in due direzioni. Da un lato a favore di un miglioramento delle condizioni di formazione degli apprendisti, cercando la disponibilità e anche la benevolenza dei datori di lavoro, e d'altro canto affinché la formazione professionale trovasse una certa risonanza e una migliore risonanza nell'opinione pubblica. Così riuscì ad ottenere una certa attenzione dalla radio e dalla televisione, che abbastanza regolarmente vi dedicavano delle trasmissioni. Resta ad esempio il ricordo dello speciale televisivo Scuola e Lavoro. Comunque la formazione professionale continuava ad avere vita difficile. L'attenzione principale dei politici, dell'amministrazione, dell'opinione pubblica era piuttosto riservata al resto della scuola. In particolare alla riforma della scuola elementare e della scuola media, e alla creazione di nuovi licei, come diceva Ghisla prima. Come si è detto, si era imposta una cifra culturale all'insegna del nobile principio della democratizzazione della scuola e dell'accesso dei ceti popolari alla formazione, cifra che aveva nella prospettiva degli studi accademici il suo obiettivo dominante.
Almeno indirettamente ciò si spiega perché, nonostante le mie reiterate sollecitazioni, si dovette attendere fino al 1971, dal 1914, per veder varata la nuova legge sulla formazione professionale che chiudeva, finalmente oserei dire, il ciclo della legge cantonale del 1914. Restano comunque alcuni traguardi che credo importanti, come la creazione dei centri professionali di Tenere Gordola, raggiunti anche grazie all'interesse degli ambienti dell'edilizia e delle sovvenzioni federali. Personalmente sono venuto a sapere di movimenti giovanili sfociati addirittura in rivolte e anche di un movimento di emancipazione femminile, i quali avrebbero segnato il periodo a cavallo tra gli anni 60 e 70. Che influenza hanno avuto in Ticino e sulla formazione professionale? Caro Brentani, il discorso sarebbe lungo. Mi limito a rievocarne alcune cose. Grazie allo sviluppo economico e all'avvento dei mass media, ma anche in conseguenza delle guerre, quella del Vietnam in particolare, la società era in fermento. Emersero molte incrostazioni sociali e culturali con una generazione di giovani, trainata dagli studenti, che iniziò a mettere in discussione i modi di vivere tradizionali, l'autorità degli studi e dell'establishment, le ingiustizie sociali, lo sfruttamento dei lavoratori, tra le altre cose. Cominciarono a fiorire nuove culture musicali, letterarie, che si diffusero a macchia d'olio, condizionando profondamente la realtà anche nel piccolo Ticino. Un certo spirito di opposizione e di rivendicazione dai toni ai tratti fortemente anticapitalistici e rivoluzionari si tradusse anche da noi in una scompaginazione dell'architettura politica, con la nascita di nuovi partiti di sinistra e in special modo con l'imporsi di quelle aspirazioni democratiche a cui già si è fatto cenno, fortemente presenti nella scuola e soprattutto fra gli insegnanti. Era diffusa l'idea, a sfondo illuminista, che la società fosse da cambiare attraverso la formazione, da cui le forti spinte riformatrici. Sul fronte della formazione professionale, invece, si faceva strada piuttosto l'idea di proteggere e salvaguardare i giovani apprendisti dallo sfruttamento sul lavoro. Ma non solo, anche l'idea che la formazione professionale dovesse essere liberata dalle pastoie dell'apprendistato e assegnata prevalentemente a scuole pubbliche a tempo pieno, dotate di laboratori come ad esempio la Scuola d'Arti e Mestieri di Bellinzona, quale evidente esempio di qualità della scuola stessa. Ora comincio a capire come lei abbia investito così tanto tempo nell'ascolto attivo dei giovani apprendisti, caro Bertola. E mi riferisco in particolare anche al suo libro bianco pubblicato nel 1976 e scritto proprio sulla base di incontri fatti con i giovani apprendisti in tutto il cantone. Sul frontespizio recava una citazione di Albert Camus: quando saremo tutti colpevoli, sarà la democrazia. La pensavo proprio così. La citazione di Camus, beh, quello era un segno tangibile dello Zeitgeist, ma anche della mia indole culturale. Con quel libro io tentai di segnalare quanto fosse imperiosa e profonda l'urgenza di un rinnovamento dell'impostazione generale della formazione professionale dei giovani e ci tenevo a coinvolgere anche il resto della popolazione. Proponevo una formazione polivalente in scuola a tempo pieno, con periodi di pratica, con un rafforzamento della componente culturale e con l'introduzione dell'obbligatorietà scolastica fino a 18 anni. Su questa base feci poi anche una lunga campagna referendaria contro la legge federale del 1978, che in effetti in Ticino venne bocciata in votazione popolare. Avevo suscitato un bel vespaio. Insomma, era in qualche modo l'autorità che si mette contro l'autorità. Gildo Papa, allora segretario della Camera di Commercio, mi invitò all'assemblea annuale per dar conto agli imprenditori. Mi ricordo che in sala c'era un silenzio di tomba. Esordì dicendo: se quel libro è servito a migliorare la situazione anche di un solo apprendista, avrò raggiunto il mio scopo. Ma il clima ovviamente non era propizio per grandi riforme. La legge federale che passò, in Ticino no, ma nel resto della Vistara passò, con alcune innovazioni importanti, come ad esempio l'introduzione dei corsi interaziendali e il rafforzamento della vigilanza,
Altre di queste innovazioni però furono meno convincenti, come la formazione empirica combattuta soprattutto dai sindacati e dalla sinistra perché suscettibile di creare una riserva di manodopera a buon mercato. Poi la formazione empirica si sarebbe non solo confermata e rafforzata, ma addirittura trasformata nell'attuale formazione biennale. Ad ogni buon conto, queste disposizioni federali trovarono applicazione nella legge cantonale del 1984. Così anche il mio ciclo si era chiuso. Molte cose non erano andate certo come da me auspicato e una punta di rammarico e di amarezza è pur rimasta. D'altronde le trasformazioni e i movimenti culturali di quegli anni erano ben più ampi del piccolo Ticino e, a posteriori, risulta chiaro che molte idee non potevano essere alla nostra portata. Quantomeno, forse è giusto ricordarlo, demmo un valido contributo a contenere la disoccupazione giovanile, ricordo la costituzione del gruppo di lavoro, i giovani e il mercato del lavoro, come anche l'avvio di una nuova serie, di una seria formazione degli insegnanti di formazione professionale. Il momento era giunto per passare il testimone a Vincenzo Nembrini. Se posso permettermi, devo ammettere che sono successe cose interessanti e mi pare di capire che si stesse chiudendo un periodo inquieto e turbolento. E lei, caro Nembrini, come accolse la nuova sfida? Cominciamo col dire che, penso a differenza di quanto avviene nel vostro caso, la mia nomina non filò liscia, ma dovette superare qualche contestazione in Consiglio di Stato, qualche contestazione che proveniva da sinistra. A maggior ragione mi diedi subito da fare per attuare le disposizioni della nuova legge e lo feci, conformemente alla mia natura, cercando di andare al sodo ed ottenere dei risultati tangibili. In questo, accanto alla mia mentalità di matematico, mi vennero indubbiamente incontro sia il crepuscolo di un'era gravida di dibattiti e di confronti sui grandi principi, sia, negli anni a seguire, l'atteggiamento positivo di due capi del Dipartimento, Giuseppe Buffi e Gabriele Gendotti, i quali non mi fecero mancare il loro sostegno. Ma vedi più, all'inizio degli anni Ottanta si stava uscendo da una crisi economica con un'economia regionale costretta a rivedersi e a ripensarsi e tendenzialmente anche più aperta nei confronti della formazione professionale. Forse, sotto sotto, avevano avuto un qualche effetto anche le punzecchiature di Bertola. In generale non si può però dire che le aziende tutto ad un tratto brillassero in disponibilità. Così, ad esempio, la realizzazione dei corsi interaziendali fu cosa tutt'altro che agevole. Comunque, diverse associazioni padronali si prestarono ad un discorso di investimenti, investimenti intesi a razionalizzare la struttura, la logistica, in buona parte fatiscente e vergognosa. Valga come buon esempio quello dell'Unione Professionale Svizzera dell'Automobile, che contribuì in modo decisivo a realizzare il centro di Biasca, rivelatosi poi una sorta di apripista per altri centri concretizzati negli anni a venire. Vorrei soffermarmi volentieri un attimo su questo punto. Se capisco bene, Nembrini, la creazione di centri professionali, ma immagino anche altre misure, quali lo sviluppo di diverse offerte formative come le scuole di diploma o le scuole superiori, si iscrivono proprio in una nuova attenzione delle organizzazioni del mondo del lavoro. È forse il partenariato tra ente pubblico e mondo aziendale che comincia a prendere corpo e a intensificarsi? Chiedo questo perché non solo sappiamo delle grandi difficoltà incontrate da Brentani e Bertola nel trovare udienza e interlocutori disponibili e affidabili nel mondo del lavoro, sappiamo anche che le associazioni padronali, storicamente in Ticino, non hanno avuto una grande tradizione e che molte di esse si costituiscono proprio solo in tempi recenti. Prendiamo ad esempio l'Associazione Industria Ticinese, AITI, fondata nel 1962. O, per fare un altro esempio, Pharma Industria Ticino, un settore molto importante, venne costituita nel 1980. Possiamo quindi dire che, in un certo senso, il mondo del lavoro e le sue organizzazioni cominciano ad assumere quel ruolo per il partenariato alla base della formazione professionale
che nel resto della Svizzera già avevano svolto a partire dall'Ottocento, quindi 100 anni prima. Scusate se mi inserisco, ma mi pare che qui stiate toccando proprio un punto cruciale. Una delle difficoltà strutturali all'origine del faticoso sviluppo della formazione professionale, al di là ovviamente delle condizioni economiche difficili, è stato proprio il venir meno di interlocutori attenti e consapevoli dell'importanza della formazione professionale stessa. Il problema preoccupava già Francini. Da storico posso dire che il ritardo nella costituzione delle associazioni a difesa degli interessi delle categorie professionali in Ticino non è certo casuale, ma va ricondotto, tra le altre cause, all'inesistenza delle corporazioni medievali e quindi alla mancanza di una tradizione forte, radicata, determinante nel resto della Svizzera. Sì, la tesi mi pare interessante, anche se credo bisognerebbe approfondirla. Si tenga presente che alcune associazioni, quella bancaria o quella degli impresari costruttori, vennero fondate già all'inizio del secolo. Anche la società impresari di commercio è del 1909 e in effetti quel settore è sempre stato uno dei più attivi. Ad ogni buon conto, le organizzazioni del mondo del lavoro, come vengono ora chiamate, stanno diventando oggi un fattore decisivo, se penso ad esempio alle iniziative promosse da ITI, che Ghisla citava in precedenza. A ITI negli ultimi anni molto ha fatto per far conoscere la realtà industriale ai giovani. Occorre in ogni modo essere in chiaro su un fatto. Il futuro della formazione professionale dipende in buona misura dal partenariato tra ente pubblico e mondo del lavoro. Mi pare tuttavia che qui ci sia il rischio di dimenticare la società civile, le famiglie e i giovani stessi. Bertola ha ragione, il partenariato si regge su tre pilastri. Dove il terzo pilastro si compone in senso lato dell'opinione pubblica e, in termini più precisi, delle famiglie che hanno un ruolo decisivo nelle scelte formative dei figli. Angelo Rossi scriveva recentemente: l'ottimo in materia di formazione professionale si può ottenere solo quando famiglie, aziende e Stato si coordinano e perseguono finalità comuni. Come dire che la domanda, l'offerta e la gestione della formazione professionale devono fare gioco di squadra. Ci terrei a fermare un attimo la riflessione su questo punto, visto che ancora oggi, nell'immaginario del ticinese medio, la formazione professionale non occupa certo una posizione privilegiata. Benché le cose sembrino cambiare, le famiglie e i giovani faticano a considerare una formazione professionale, soprattutto nel settore artigianale e industriale, come un'opzione valida o addirittura prioritaria. Qualcosa non è dunque funzionato negli ultimi 2 o 3 decenni. Dunque, nulla di nuovo sotto il sole ticinese. Verrebbe da lì. Nulla di nuovo. Dopo i discorsi che abbiamo fatto su quanto avvenuto nel dopoguerra, occorre rendersi conto che è in gioco una cultura, e anche ben radicata nei modi di pensare e di agire nella gente. A parole, quando si parla dei figli degli altri, come ricordava recentemente il capo del Dipartimento Manuele Bertoli, sono tutti in favore di una scelta professionalizzante e non necessariamente per il liceo. Poi, quando sono in gioco i propri figli, le cose cambiano. C'è quindi un grande lavoro da fare, ma sarei in ogni caso prudente nell'alzare l'asticella. Certo è che la formazione professionale ha bisogno di essere promossa e che se ne parli, ma mi pare che qualcosa stia avvenendo anche a livello istituzionale, ad esempio con la progettata integrazione della gestione del secondario 2 in una sola unità amministrativa. Bene, gettiamo ancora uno sguardo sulle cose fatte negli ultimi anni, prima di andare alle conclusioni. Sicuramente ne evocherei almeno 3. La SUPSI, la legge del 1998 e il Fondo Cantonale per la Formazione Professionale. Posso chiederle di aggiungere anche la formazione professionale superiore? Certo, d'accordo, visto che poi questa è in stretta relazione con la creazione della SUPSI. Sebbene un po' a tastoni e non sempre con una visione chiara dei bisogni e con un orizzonte strategico, all'inizio degli anni Ottanta si reagì alla domanda di formazione
realizzando poi diverse scuole superiori tra il 1987 e il 1993. Queste scuole costituirono un terreno fertile per la fondazione della SUPSI, dalla quale vennero in seguito almeno in parte assorbite. In realtà, la formazione professionale superiore, il cosiddetto terziario B, non ha mai avuto vita facile in Ticino. Le ragioni sono molteplici, ma fra queste vanno annoverati sicuramente i problemi di massa critica, la concorrenza della manodopera qualificata ad oltre confine e, più di recente, un certo stato di concorrenza con la SUPSI. D'altro canto, occorre pure sottolineare che l'apparizione della SUPSI, e per certi versi anche dell'USI, va vista come un fattore decisivo per lo sviluppo recente del cantone e della formazione professionale. Non si dimentichi che con la SUPSI venne introdotta anche la maturità professionale, un indubbio arricchimento questo del sistema formativo. L'intensa e complessa evoluzione di quegli anni richiese di mettere in ordine il quadro legislativo, un quadro legislativo non più in grado di reggere organicamente le nuove realtà, realtà aperte anche sulla formazione degli adulti. Ne conseguì un dibattito parlamentare, stimolato da un'iniziativa di Alberto Cotti e Chiara Simoneschi Cortesi, da cui emerse nel 1998 la nuova legge sull'orientamento scolastico professionale e sulla formazione professionale continua. Sì. La spinta innovativa di questa legge ebbe riflessi anche a livello nazionale, perché diversi aspetti vennero ripresi dalla nuova legge federale del 2002, di cui non a caso fu relatrice proprio Chiara Simoneschi Cortesi, che è stata menzionata. Possiamo dire allora, pur senza volere enfatizzare i termini, che questo evento rappresentò una sorta di inversione nei rapporti tra il Ticino e la Confederazione in materia di formazione professionale. Sempre in precedenza il Ticino aveva sempre applicato il diritto federale, sovente con manifesto ritardo anche. Ora molti stimoli per la nuova legge a livello nazionale vennero proprio dal Ticino. Beh, di questo sviluppo si può anche andare orgogliosi, in particolare perché segnala come effettivamente nella formazione professionale ticinese sia in atto un mutamento assai profondo, tradottosi pure nella Costituzione nel 2010 di un fondo cantonale per la formazione professionale. Fondo da tempo sull'agenda politica della sinistra, che chiama ora tutte le aziende a contribuire alla formazione professionale, tutte, dunque anche quelle non formatrici. Forse abbiamo dimenticato qualcosa, e direi che si tratta della formazione degli insegnanti. Sì, magari certo. Può riprendere questo punto. Certamente, certamente. Forse è un bene concludere con questo capitolo. Al di là della retorica di circostanza, va ricordato che la formazione vive soprattutto degli insegnanti, anche in un'epoca come la nostra, votata alle tecnologie che sembrerebbero in un qualche modo eclissare l'operato dell'uomo. Avviata da Francesco Bertola, una delle svolte avvenute negli ultimi decenni riguarda proprio la formazione degli insegnanti e dei formatori in azienda. Con lo IUFP, in precedenza ISPFP, ma anche con il nuovo Istituto per la Formazione Continua, disponiamo oggi di risorse che stanno dando un contributo importante e che hanno permesso di formare quasi tutti gli insegnanti e formatori attivi. In futuro bisognerà porre mano anche allo statuto degli insegnanti di formazione professionale con delle soluzioni integrate per tutto il secondario 2. Bene, Luigi Brentani, Francesco Bertola, Vincenzo Demmerini, io vi ringrazio calorosamente per questa intensa e per certi versi illuminante chiacchierata sulla formazione professionale ticinese. Sono altresì convinto che il vostro contributo continuerà ad essere presente e a stimolare chi deve reggere oggi e domani le redini della nostra formazione professionale e farne una delle principali risorse per il benessere culturale ed economico del nostro cantone. Grazie a voi.